Sono lavoratori stagionali, collaboratori domestici e autonomi senza partita IVA. Persone che non avrebbero mai pensato di dover chiedere aiuto e che invece, al tempo della pandemia, fanno fatica ad arrivare a fine mese. Ma l'esercito dei nuovi poveri adesso rischia di arruolare anche migliaia di commercianti, quelli che non hanno ancora rialzato la saracinesca perché sommersi già da bollette e affitti da pagare. Il rischio è che l'economia non riesca a ripartire e a settembre il numero degli indigenti arrivi a sfiorare i 10 milioni, il doppio rispetto ad ora, il quadruplo rispetto ai tempi pre-Covid. Un balzo di povertà che assomiglia solo a quello post-bellico, perché nel giro di 7 mesi finiranno anche i risparmi e la richiesta di aiuto si farà più forte. La Fondazione Banco Alimentare ha distribuito 2,3 milioni di pacchi durante il lockdown, 800.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli interventi sono aumentati del 40% in tutta Italia, con picchi del 70% nel meridione. A Verona la richiesta di aiuto è in continua evoluzione. Quello che noi stiamo vedendo è un aumento costante da parte delle strutture di carità che sono con noi convenzionate, ma anche una continua richiesta direttamente ai nostri uffici di assistenza dalla parte delle persone. Questa è una cosa che già succedeva negli anni passati, ma non in modo così frequente come sta succedendo in questo periodo. Questa è una situazione sicuramente preoccupante, ma dall'altra parte è importante sapere che ci sono anche molte aziende che stanno condividendo con noi questo periodo. Anche a Taranto, come in tutta la Puglia, sono arrivate molte richieste di aiuto alimentare. Non dimentichiamoci che Taranto già soffre del dramma sociale dei cassi integrati dell'ex ILVA. Pertanto abbiamo messo in campo, consapevoli che delle esigenze di queste nuove famiglie, non potendole lasciare sole in questo nuovo bisogno, delle iniziative insieme al Comune di Taranto, perché pensiamo che questi nuovi poveri vanno comunque accompagnati.